Buongiorno. Buongiorno. Maya, che dici? Andiamo al mare? Andiamo al mare insieme? Ya, andiamo. E vieni, dai, andiamo. Buongiorno a tutti. Madonna, mi fa strano questo telefono. Vabbè, poi me ne parlerò. Comunque, è un video improvvisato. Anche se avevo già intenzione di farlo, eventualmente succedeva questa cosa. Comunque, oggi vado al mare e mi porto a Maya. Vi faccio vedere la mia giornata insieme a Maya al mare, appunto. Spero con tutto il cuore, io sto facendo una colazione veloce perché in realtà, cioè, non era previsto. Così stavo guardando una serie su YouTube. Ho detto perché non andare al mare visto che quest'anno non ci sono andata quasi per niente, cioè solo una volta. Ho detto perché non mi porto pure a Maya? E niente, così così è finito. Faccio giusto una colazione veloce e vado al mare, vi porto con me. Ciao! Dove sei nata, Maya? Dove sei nata tu? Già inizia. Piace la sabbia, eh? Dai, mai andiamo. Ma è tutta sporca già. Siamo arrivati al mare. Maya sta qua, tutta contenta, felice, già. È tutta contenta. Io ho messo l'ombrellone. E ora cerchiamo di rilassarci per un po' di ore qui al mare. Il mare oggi è calmo, per fortuna. Maya, vedi tutta lei. Il mare è calmo oggi, per fortuna. Le condizioni di Maya, tutta bagnata, piena di sabbia, insomma, si sta a divertire oggi. Evidentemente gli piace venire al mare, vero Maya? Per adesso non ci sono rotture di scatole, però non voglio subito cambiare Vittoria. Maya? Però ho sbagliato, devo portare un altro asciugamano perché si sta rotolando sull'asciugamano appena scende, esce dall'acqua. Maya? Eccoci, visto! Ascolta, senti, vedi? Guarda. Ho provato a farla entrare nell'acqua, cioè l'ho presa in braccio, però sto tutta graffiata. Non è cosa. Però sta così, abbaia un po' di persone, però è normale. Non so ancora come funziona questa videocamera, comunque Maya continua ad abbaiare le persone e sto cercando di rilassarmi, ma la vedo dura se Maya continua ad abbaiare. Perché devi sempre andare a disturbare il cane? Vedi? Thank you.
troppo bello per essere vero, una giornata senza rottere di scatole. Però adesso una signora mi stava spiegando che all'inizio, cioè all'entrata della spiaggia, che io poi ho la spiaggia libera, c'è tipo proprio l'avviso che i cani non possono entrare. Per adesso non è venuto nessuno, però tipo tra un'oretta me ne vado, non mi voglio stare di più per non avere rogna. Purtroppo qui da me non ci sono molte spiagge che accettano i cani, bisogna andare in Salento e chi è che ci va apposta lì? Oppure mi dicevano, l'anno scorso in un gruppo Facebook, mi dicevano che verso Manfredonia, Zapponeta, ci sono dei lidi che accettano i cani, però cioè, sinceramente a Margherita mi è molto più comodo, più vicino, prendo il pullman. Dovevo venire prima, però appunto è stata una cosa improvvisata, ci ho pensato su due piedi, altrimenti sarei venuta prima, molto prima, avrei preso molto prima il pullman e tipo me ne sarei subito andata, un'oretta o due me ne sarei subito andata, però appunto tra un po' me ne vado perché non voglio rottere di scatole, è giusto un po' per divagarmi la testa, per rilassarmi un po'. Continua a divertirsi, ci sono bambini che la vogliono accarezzare, ha bevuto un po' d'acqua del mare, però c'è da niente, spero. Ho portato l'acqua, però non lo so perché si è messa a bere l'acqua del mare. Niente, sì, c'ho l'aria stanca, però è un periodo un po' così, gioco sempre un periodo un po' così, però non passa mai questo periodo. Noi torniamo a casa, vediamo se ce la facciamo a attraversare. Noi andiamo a casa. Maya, vieni. Mi sembrava troppo bello per essere vero, però appena ho chiuso di fare il video, cioè ho finito di fare il video, è venuto subito il tipo a dire lo sai che in teoria qua non possono essere i cani? E ho detto sì sì, tanto tra un po' me ne vado in una spiaggia libera a Margherita di Savoia. Io scioccata. Comunque adesso c'è il pullman alle 10, quindi meno male che è vicino, però sono sempre più scioccata. Però cioè la prossima volta lo prendo prima il pullman. Rita Berti viene oggi. E vabbè, oggi qua è festa patrona, in realtà era ieri. Comunque sempre più scioccata. Cioè non è giusto, qua almeno da questa zona dovevano mettere qualcosa per i cani, invece no, non mettono niente. Poi la spiaggia libera, capito? Io scioccata. E niente, torno a casa, è stato breve ma intensa questa giornata e niente, ce ne torniamo a casa, vero Maya? Questo video, questo vlog è finito, amaramente, però è finito e noi ci vediamo alla prossima, ciao!